Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oppure bentornati in questo nuovo video su questo canale. Oggi ci ritroviamo per vedere delle nuove cose che mi ha inviato Shein. Infatti mi ha inviato tante cose che riguardano la casa ed è per questo che sono qua nella mia cucina. Ma perché mi ha inviato tutto questo Shein? Perché ci troviamo nel momento in cui sta facendo i Black Friday, ovvero sta facendo dei grandissimi sconti anche su delle cose della casa. Quindi mi ha inviato qualcosina in modo tale da darvi appunto della ispirazione, se oppure se qualcuno di voi serve qualcosa ma magari non si fida molto per qualsiasi tipo di ragione, io sono qua a togliervi ogni dubbio. Ora, visto che c'è un pochettino di roba e non voglio essere troppo prolissa e farvi troppi spiegoni, direi che è arrivato il momento di iniziare questa nostra avventura fra le cose di Shein. Ah, per chi non mi seguisse su TikTok, Shein, lo chiamo così perché si dice Shein, non Shane, come eravamo convinti noi che si chiamasse, quindi perché proprio è Shein, quindi... Se vi venisse in mente di dire, ah ma stai sbagliando, non è Shein, è Shane, no, si dice Shein. Comunque, bando alle ciance, come ho già detto, abbiamo tanta roba da vedere ed è il momento quindi di iniziare. E io direi, per iniziare, iniziamo dalle cose più piccoline che ho appunto scelto fra tutte le cose che mi ha voluto inviare Shein, si dice Shein. In questa bustina piccolina però c'è qualcosa che secondo me vi incuriosirà tantissimo, anzi io appena l'ho visto ho detto no vabbè io ne ho bisogno, perché io avendo appunto il tavolo in vetro, quando si appoggia anche solo un bicchiere, una tazzina, si rischia di rigarlo. E allora di cosa abbiamo bisogno noi con il tavolo in vetro? Dei sottobicchieri. Bene, ma questi non sono sottobicchieri normali ragazzi, voi adesso vedete la parte dietro, questa è tutta roba bianca, ma se noi la giriamo, ragazzi... se uno magari non mi cadeva era meglio, sono i sottobicchieri di Friends. Ve la ricordate l'iconica serie TV dove ci sono quattro ragazzi, o cinque? No, aspetta, erano cinque. Cinque ragazzi che si volevano un bene immenso e andavano appunto al Central Park? Sono i loro sottobicchieri, sono stupendi. Raga, io infatti non vedo l'ora di utilizzarli. E li utilizzerò spesso, perché spesso e volentieri devo posare una tisana, un caffè, un qualcosa, e non so mai dove posarli. E questi saranno super, super utili. Poi, altro pacchettino piccolino. In questo piccolo pacchettino c'è però qualcosa che ha a che fare con la cura del corpo, della persona, e anche appunto della skincare. Perché questo è appunto un scrub, comunque fatto in stoffa e ha un lato più morbido, mentre invece l'altro lato più ruvido. Questo proprio va a fare appunto l'effetto scrub sotto la doccia. Ora, io sinceramente quando l'ho visto l'avevo preso per fare la skincare del viso, però mi sa che questo è un po' troppo ruvidetto. Mi serviva comunque uno per poter fare la doccia, uno scrub doccia molto semplice, quindi questo qua andrà benissimo e sicuramente adempierà il suo lavoro. Altro pacchettino piccolino. Anche questa cosa ha a che fare con la cura della persona, ma questa volta ha a che fare con la cura del capello, perché questo è un aggeggino, diciamo un massaggiante per appunto la cute del capello. Lo devo ancora provare, sono sincera, ma mi sembra molto delicato, già sulla mano lo sento che è molto delicato e non va appunto a esasperare il cuoio capelluto. Io credo che questo sarà molto utile sia per fare il massaggio al cuoio capelluto, ma anche per fare una pulizia più profonda, quando magari si mette lo shampoo, fa una pulizia più profonda. Ovviamente non esagerate raga, e se lo comprate, cioè non vuol dire che dovete ritrovarvi lo scalpo, ecco. Questo Nicole, mia figlia, sarà contentissima che finalmente ve la faccio vedere, così può finalmente portarsela a scuola, ed è lei, la nostra borraccia dei Care Bears, ovvero degli orsetti del cuore qua in italiano, e mi è piaciuta molto, l'ho presa apposta perché ha il boccaccio, per capirci, molto grande, e questo mi permette sia di farmi delle tisane da mettere dentro sia per la pulizia, perché gli altri tipi di borracce che hanno il cosino piccolino un po' mi infastidiscono perché devo sempre star lì un pochettino a pulirli, invece questo essendo grosso non mi dà quel tipo di problema, e in più posso mettere, non
so, una fetta di limone, qualsiasi cosa senza che si incastri. Io non so, sono fatta così. Ormai che ho preso una bella borraccia da più di mezzo litro, cioè ci faccio cose un pochettino più elaborate, ecco, e l'ho pensata così. E perché non prenderla dei nostri orsetti del cuore? E infatti l'ho presa, raga, è veramente stupenda. Nicole sicuramente la vorrà portare a scuola, però appunto perché sapevo questa cosa, no? Che lei magari me l'avrebbe presa, io cosa ho fatto? E ho presa un'altra, ma questa volta non degli orsetti del cuore, ma delle super chicche. Infatti questa qui è... delle super chicche. Ed è ancora più carina, cioè no, veramente una più bella dell'altra. Almeno ne abbiamo una per una e non litighiamo più. Altra cosa un pochettino piccolina, qui abbiamo già qualcosa di un pochettino più sofisticato. E adesso vi faccio vedere, devo avere qualcosa per aprirlo, però non fatelo a casa, cioè apritelo con le cose che avete migliori, senza farvi male possibilmente. L'ho aperto? Sì, l'ho aperto. Qui dicevo siamo un pochettino più nel sofisticato, infatti abbiamo, vediamo un po' com'è, wow, bello grosso, io me lo aspettavo più piccolo. Questo per chi non lo conoscesse è quel trita verdura, e basta tirare questo e la lama gira. Ovviamente più veloce tiri, più veloce va la lama. Tu vuoi fare il trito velocemente, metti tutto dentro pezzetti grandi, poi giri questa e viene il trito subito, cioè fatto proprio immediatamente. Cioè ma proprio fatto bene, bello grande, ah ma che spettacolo, io questa cosa non la sapevo. La lama appunto per tritare, come dicevo, e poi volendo, non mi tagliare, stai bravo che ne ho già abbastanza cicatrici, ha anche dentro la farfallina per appunto montare, quindi volendo si può anche montare non solo la panna, ma perché no anche la panna. Prima della tecnologia abbiamo un'altra cosa all'avanguardia. Allora io il mercoledì mattina devo dare tassativamente alle mie figlie la frutta da portare all'asilo o a scuola, perché il mercoledì è il giorno della frutta. Bene, allora tu dici che ci vuole, prendi, sbucci la mela. Non c'ho mai tempo per farlo, quindi io praticamente il mercoledì mattina mi ritrovo a dover fare le cose alla velocissima. Ti sei vestita, ti sei lavata la faccia, ogni volta arrivo all'ultimo che sbuccio la mela, o magari devo tagliarla, pezzettini, togli i semi, no? Io non voglio vedere neanche mezzo seme. E quindi ti ritrovi a dover fare in fretta un lavoro che dovresti fare in 2 secondi, in poche parole. Quindi io cosa ho detto? Shin, inviami questo. Sto immaginando le vostre facce, che chissà che cosa vi immaginavate, un robot che veniva qua che mi sbucciava la mela. No, allora praticamente queste lame fatte in questo modo a spicchio con al centro questo rotondino, tu vai a schiacciare, ciac, e ti taglia la mela, toglie direttamente il torso, lo pieno di semi, in un solo spac c'hai 8 spicchi di mela perfetti, così sono tutti uguali, uno non dice io ce l'ho più grande, io ce l'ho più piccolo, i semini se ne vanno subito e io in un secondo ho aggiustato la mia merenda per i miei bambini. Quindi io grazie Shein per questo attrezzo, perché è l'unica cosa che ho provato finora ed è quella che mi ha svoltato il mercoledì mattina. Adesso andiamo più nel tecnologico. Lui è un mini aspirapolvere di questa marca che si trova appunto sul sito di Shein. Non l'ho ancora aperto, come potete vedere, ancora impellicolato, quindi io non so veramente cosa aspettarmi. Sempre le forbici che voi non dovete utilizzare, o se le utilizzate li dovete utilizzare accompagnati da un genitore e possibilmente dalla punta arrotondata. La pellicola non c'è più, non è dentro il lavandino. Coccolino, raga. Vi faccio vedere subito come si presenta appena aperto. Vedete, sembra fatto molto bene, molto ridefinita com'è. Cioè, è presentato bene a quando si apre il pacchetto. Ci sono le istruzioni, il cavetto per ricaricare il nostro piccolo aspirapolvere, i vari beccucci, ne ha di varie dimensioni. Infatti ha questo con l'apertura più larga, questo che è più lungo, penso per aspirare i punti più stretti magari, e questo proprio strettissimo, veramente piccolino, è molto utile per quando ci sono i punti ancora più stretti. Qui abbiamo il nostro aspirapolvere, io ora non so però se è carico, lo apriamo intanto e lo vediamo. Oh, ma è bellissimo, cioè sembra un... Non sapevo che ti saresti attaccato subito, ti ho per sbaglio toccato, chiedo venia. È molto 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 fatto bene, guardate che bello il tastino, le rifiniture, sono soddisfatta. Ora però dobbiamo metterlo alla prova. Per un attimo faccio finta di essere una delle mie figlie che ho sbriciolato, quindi oh no, ho sbriciolato del pane, mamma, ho sbriciolato del pane sul tavolo. Ok, ho chiesto l'aiuto di Christian, che mi farà da aiutante per riprendere appunto sul tavolo che cosa sta avvenendo. Io direi però di provarlo con questo beccuccio qua, penso che sia il più adatto. Stai bravo che già prima è partito. Beccuccio messo, vediamo un po' la sua aspirazione.
direi che ha aspirato veramente bene. Come vedete ha aspirato ed è tutto quanto dentro il serbatoietto, e ha aspirato anche le briciole più grosse. Oh, si è comportato veramente bene. Oh, io voglio provare quello dei penne. Oh, ha spoilerato le cose, lui che spoilera. Via, via che spoileri tutto tu. Bene raga, io sono soddisfatta. E prendiamo il prossimo oggetto. È sempre elettronico ed è sempre della stessa marca, ma questo è un levapelucchi. Non è un coso dei peli, so che lui vi ha detto una cosa per un'altra, ma non è quella. In realtà è un gran burlone lui. È in grado di regalarci delle grandissime emozioni in risate. E quindi, come gran burlone, ci ha fatto credere anche a me stessa per un attimo, ci ho creduto che era per i peli, perché mi ricordavo dei peli, ma non i peli, ma i pelucchi. O non so se vi avete mai fatto caso quando le felpe, le maglie vi fanno quei pallini fastidiosissimi. Ecco, questo dovrebbe essere la soluzione più veloce per levarli. Io ci ho provato un po' con, tipo, alcuni dicono con lo scotch, con quei cosi rotondi che girano, ma quelli proprio non, ma neanche ci hanno provato, neanche li hanno scalfiti. Allora, visto che Shein aveva tra le sue cose elettroniche questo cosino, ma proviamolo anche lui. E wow, ma anche lui si presenta bellissimo. Ma che confezioni fatte bene. Anche qui abbiamo subito le nostre istruzioni, ma adesso io ve lo faccio vedere, ma ditemi se non è bellissimo. È fatto, cioè è rifinito molto bene, ma guardate le cose dorate con questo cosa che la fa sembrare proprio di lusso, la fa sembrare un bel prodotto. Ah, ma c'è la cosa, c'è dietro la calamita per tenere ferma la cosa dell'aria. Raga, è bellissimo, è fatto benissimo, è fatto. Ora vado a prendere qualcosa col pelucchio e lo andiamo a provare. Allora, innanzitutto vediamo se è carico. Abbiamo di nuovo il nostro assistente per riprendere. Si è accesa la lucina o si è spenta? E quindi? Ci sono delle istruzioni, Alessandra. Mi piace leggerle subito. Allora, qua abbiamo questa felpina che ha fatto un po' di pallini. Non trovo quella con tantissimi pallini, ci accontentiamo di questa che ne ha un pochino sparsi qui e là. E adesso andremo a togliere i nostri pallini. Oh, io direi che funziona. Wow, ma proprio pulita pulita, eh. Io direi che l'ha pulita abbastanza. Adesso vediamo, infatti sono tutti qua i nostri pallini. Poi si rimuove il nostro cosino dietro e ci sono tutti i nostri pallini che sono stati rimossi. È una cosa che mi piace di queste due cose, sia del levapelucchi e sia del piccolo aspirapolvere, che non hanno bisogno di batterie, le pile, le classiche pile. Perché a volte magari non ne hai in casa e devi star lì, magari devi utilizzarlo, o hai una roba da levare i pelucchi all'improvviso, non ti funzionano più le pile dentro l'affarino. Oppure non ne hai in casa, che fai? Con questo almeno hai il cavetto che l'attacchi, lo metti in carica un attimo, dicevo, e puoi utilizzarlo. Quindi io penso che questi piccoli elettrodomestici che hanno questa possibilità di poter essere ricaricati in questo modo sono veramente il topo del topo della comodità, perché in questo modo non devi star lì a impazzire dietro le pile non pile. E tra l'altro, nel caso non l'avesse capito, c'è anche la spazzolina per poter togliere poi dopo i pelucchi che siete riusciti a rimuovere dalle vostre maglie. Quindi io direi veramente un prodotto bello e completo. Andiamo al nostro ultimo prodottino, e io l'ho tenuto per ultimo. Voi direte perché, magari qualsiasi ragione, no, l'ho tenuto per ultimo perché non mi ricordo come si dice in italiano. Praticamente sarebbe quel aggeggio che ti dà un flusso d'acqua interdentale per far sì che tu non abbia dei residui di placca fra i denti. Andrebbe a sostituire, in poche parole, il nostro filo interdentale dentale. Se non ho capito male, è una cosa così. In italiano, l'irrigatore orale. Ora io direi di aprirlo. Non so se provarlo qua davanti a voi, non credo che sia il massimo, però direi almeno di vedere com'è fatto. Devo fare anche in fretta prima che si scarichi la batteria. Ok, questo è il prodotto, raga, ma che bello. Cioè, sti prodotti mi stanno veramente entusiasmando uno più dell'altro. Carinissimo. Ha anche il suo, appunto, beccuccio che si mette qua sopra. Anche questo si ricarica con il nostro caricabatterie, e questo ci starebbe soltanto da provarlo, ma uno, non ho abbastanza batteria della nostra telecamera per far sì che possa registrare tutto ciò, e poi non mi sembra proprio il caso proprio a livello. Volevo solo vedere come si poteva far partire. Ah, ma si tira anche fuori di qua, vedete, parte, funziona. Era tutto ciò che mi serviva in questo video da farvi vedere. Io direi che il nostro unboxing di tutte le cose di Shein è finito. Sono veramente rimasta molto entusiasta di tutte queste cose. Non smette mai di stupirmi, in realtà, tutte le cose di Shein, soprattutto le cose per la casa, mi piacciono veramente molto. E se siete interessati a questi prodotti, vi lascio in descrizione sia i codici per poterli trovare più facilmente, appunto, sul sito di Shein, e sia il codice sconto per poter risparmiare il 15%.
su tutti questi prodotti che tra l'altro sono già scontati perché c'è il Black Friday, quindi raga io ve lo dico. Spero di esservi stata utile con questo video, di avervi dato delle nuove idee o delle nuove motivazioni per poter comprare qualcosa che magari prima non volevate tanto provare ma adesso vi siete convinti. Scrivetemi nei commenti quello che vi è piaciuto di più e che magari vorreste veder riprovato magari con calma in un altro video, io lo riprovo tranquillamente. Detto questo, vi saluto, vi mando un grande bacio e se non mi state ancora seguendo seguitemi perché ho bisogno di voi e condividete questo video con qualcuno alla quale volete far fare due risate per quanto sono diciamo disastrosa, ma d'altronde si chiama Disaster Life. Vi mando un grande bacio, ciao, vengo lì a chiudermi, va, ciao.